The FG, FG, the base game, headshot, bitch, boom. One shot, one kill. Ciao a tutti ragazzi da TFG On Demand. Oggi voglio fare una cosa particolare. Sono sul uno dei server privati che ci sono online, perché hanno aggiornato il server privato col Fulminal 7. Allora ragazzi, adesso voglio farvi giusto vedere un attimo come funziona questo Fulminal 7, visto che qua possiamo provarlo tranquillamente. Ecco, c'è solo una cosa che devo dirvi. E qua l'incantesimo del fulmine occupa uno spazio solo, quindi ipoteticamente possiamo portarne via solo 5 al massimo, perché 5x2 è 10, più una pozione della caserma nera. Qua devo farmi anche una truppa da portare via. Adesso faccio una truppa a caso, ragazzi, giusto per farvi vedere un attimo come funzionano molto bene questi incantesimi fulmini. Allora, guardate, se io metto una pozione di fulmine sulla difesa aerea, guardate quanta energia toglie praticamente poco più della metà. Ricordatevi che quella difesa lì è una difesa maxata, ok? La difesa era maxata. Adesso spariamola da quest'altra parte e vedremo teoricamente toglierne ancora altra metà. Quindi se adesso metto un altro qui e un altro qui, queste due difese R andranno entrambe giù, ok? Quindi considerate che se voi attaccate con una tecnica mastini mongolfiere, avete due difese R in meno maxate, già distrutte. Adesso ho solo un incantesimo fulmine, potrei buttarlo un'altra parte. Quindi era giusto per farvi vedere adesso che contro le difese maxate R questi incantesimi sono molto utili. Io giocando così da solo nel server privato ho provato a fare una cosa strana, adesso vi faccio vedere. Ho messo 4 pozioni di fulmini, che sono 3, 4 sarebbero 8 pozioni, ok? Quindi posso buttarmi via altre 3 pozioni nere. In questo caso io, per tanto che mi riempio i depositi, mi porto via 3 pozioni di fretta, ok? Quindi adesso teoricamente quello che posso portarmi via normalmente, quindi 4 fulmini e 3 pozioni di fretta. Poi metto 3 mastini, ok? E faccio tutto il resto mongolfiere. Considerate che non ho gli eroi, ok? Perché gli eroi non li ho ancora messi, dovrei farli. Allora ragazzi, come vedete adesso ho 30 mongolfiere, 3 mastini, 4 fulmini, che sono il massimo che potete portare, e 2 pozioni di fretta. Intanto potrei portarne due o tre. Allora, guardate ragazzi, vi faccio vedere. Io faccio così, guardate, butto una fulmine qui e una fulmine qui, no? Aspettiamo un attimo, vediamo quanta energia riesco a togliere. In teoria dovrei riuscire a buttarli giù entrambe le difese aeree, una qui di nuovo e una qui ancora. Ok, vediamo se riesco a buttarle giù queste difese aeree. Pam 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 pam. No, mi è rimasta una. È rimasta solo una, ragazzi, quindi vabbè, poco male. Buttiamo queste tre subito lì i mastini. Adesso buttiamo qua tutte le mongolfiere attorno, così, ok, perfetto, esatto, in questo modo, giusto per dargli un po' di vantaggio rispetto ai mastini. Qua mettiamo la fretta, ragazzi, perché effettivamente con le mongolfiere non è utilissima la furia, secondo me la fretta è ottima con le mongolfiere. Allora, qua la difesa era andata giù, perfetto, adesso devo andare giù anche la torre inferno, vediamo un po'. Dai, sì, ok, è andata giù. Qua le mongolfiere sono già tutte giù. Vabbè. Comunque vedete, considerate che non ho gli eroi, e non ho neanche le truppe del clan. È vero che neanche loro hanno le truppe del clan, però hanno gli eroi. Questo villaggio ha gli eroi. Quindi teoricamente adesso, se mettessi da questa parte magari gli eroi, mi andrebbero magari al centro e riuscirei a buttare giù qualcosa. Comunque vedete che questo tipo di tecnica non è proprio banale da utilizzare. Se voi usate bene le pozioni fulmini, secondo me basteranno le... E tra l'altro devo portare via una pozione di fretta in più e non l'ho portata via. Allora ragazzi, adesso facciamo così. Facciamo di nuovo 4 fulmini e il... Allora ragazzi, oggi adesso proviamo così. Ho 5 furie e 5 frette e 5 fulmini, perché altrimenti non so perché non me le porto via. Comunque ne userò 4 fulmini e solo 3 fretta. E farò così allora ragazzi. Ho messo anche gli eroi al 15 e al 16, quindi non sono eroi al 40. Considerate che per attaccare un villaggio così, comunque maxato, lasciate stare questi goblin, comunque un villaggio maxato servono gli eroi molto alti, almeno al 20-25. E io ho messo gli eroi al 15 e al 16 come ce li ho io adesso, giusto per vedere come funziona questa tecnica, ragazzi. Secondo me non è male, considerando che sto attaccando un villaggio maxato. Comunque se considerate che attaccate magari un villaggio che ha già le difese aeree al 7 e non all'8, e vi bastano mi basta in teoria due fulmini per buttare giù due fulmini per buttare giù due difese aeree,
considerate che l'altra non me lo danno. Ora buttiamo una qui e una qui adesso, giusto per provare a vedere. In teoria da riuscire a distruggerle entrambi con i due fulmini, no? Vediamo se stavolta ci riesco. Una qui, una qui. Ok, perfetto. E sono andate giù entrambi. Sono andate giù entrambi. Adesso io direi di fare l'attacco massivo da questa parte. Quindi 1, 2, 1. Ok, perfetto. E adesso in teoria le mie mongolfiere messe in fila qua così dovrebbero andare avanti e distruggermi tutto. Ok, perfetto. Adesso buttiamogli la fretta così vanno un po' più veloci. Così in teoria devono arrivare subito lì delle difese aeree, assolutamente. Ok, buttiamo un'altra fretta qui. Così mi buttano giù anche la torre inferno. Ok, perfetto. Adesso qua mettiamo due spaccamuro. Ok, vediamo che vanno giusto lì, perfetto. No, no, ho preso giusto la trappola a scatto, ma che sfiga. Vabbè, vediamo quanto vanno avanti sto mongolfiere. Considerate che adesso, no aspetta, ho due, ancora una posso usarne. Ancora una fretta, boh, la metto qua, dai, via. Vediamo un po' come vanno avanti. Entri, si smuovono velocemente da quella parte. Che adesso qua aiutiamo, buttiamo il re barbaro, la regina. Che in teoria dovrebbero, beh, adesso li spaccamuro, mi sono anche a sbattere contro la trappolera, porca miseria. Adesso vedete che in teoria ho già fatto il 33%. Se ho la fortuna che quegli eroi vanno via dritti, perché ho messo, cazzo, perché? No, come sono interrotta. Ma attacco da questa parte, proviamo così, come abbiamo fatto prima. Ora uno qui e uno qui. Ok, perfetto, vediamo un po' cosa succede. E ok, un altro qui e un altro qui. Perfetto, adesso dobbiamo riuscire a buttare giù entrambe le difese aeree all'otto. Ok, perfetto, ho finito gli incantesimi fulmini, anche se ci sono già, non li posso più usare. Ok, buttiamo qui, so che lì c'era Tesla, va bene, chi se ne frega. Ok, perfetto, buttiamo subito le truppe aeree, che sono le nostre bellissime mongolfiere. Ok, buttiamo la fretta, no, tre di fretta ragazzi, tre pozioni di fretta. Ok, buttiamo un'altra subito qua, così si spostano molto più velocemente. Ok, perfetto. Vai, 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 mongolfiere, dai, mongolfiere. Ok, buttiamo giù qua, adesso buttiamo giù quella difesa subito con la torre inferno, immediato. Ok, tre le ho buttate, non posso più buttare altri incantesimi. Buttiamo il re barbaro adesso qua, che in teoria dovrebbe andare a distruggere quella cavolo di... Dai. Ok, perfetto. Fai scattare la trappola, no, idiota. Niente, non mi fa scattare la trappola. Vediamo questo qui cosa sta... Ok. Ok, vado da quella parte, ok, perfetto. Ok, dai, andate dritto. No. Vi buco, guardate, ve lo buco, guardate. No, andate via dritti! Perché andate via dritti, idioti? Mamma mia, oh! Cosa devo portare via? Purtroppo ragazzi, vedete che gli eroi se non vanno via dritti. Cioè, se van via storti, non vanno a fare il giro, purtroppo, ragazzi, vedete? A parte che ci sono questi due mastini che potrebbero salvarmi il culo, i due cuccioli radici. Ok, buttata giù la difesa aerea. Sì, scusate, la Tesla. Non so se ce la faccio per fare il 50%. So che ci sono tanti cuccioli radici qui, che magari distruggendo un po' l'esterno del villaggio riescono a farmi il 50%, però non ne sono sicuro. 47. Forse ragazzi, se buttavo via tre spaccamuro invece che due, quel muro là andava giù, magari le mie... Cazzo. Ok, sì, furia. Ragazzi, ho fatto una stella. Allora, vedete che questa tecnica non è affatto male. Non è affatto male, ragazzi. È una bella tecnica, secondo me, considerando che non usate... considerate che usate la fretta al massimo, Però non ho usato gli eroi al 40, ad esempio. E quindi, secondo me, non è una tecnica da sottovalutare, ragazzi. Quindi, se vi è piaciuto, cliccate un bel mi piace. Potete iscrivervi al nostro canale, mi raccomando. Arriveranno altri video sui server privati un po' più moddati. Ciao a tutti, al prossimo video.